Allora, buongiorno. Buongiorno, buonanotte. Buonanotte, Buon esatto. qualsiasi ora, vedo dietro di Buonanotte, te un esatto. po' di Quando importanza. parlerete, scegliete voi se è buongiorno, buonanotte, bene, riposo, quello che volete. Comunque l'appuntamento è quello della buonanotte, Paolo, e la buonanotte da eroi che saluto fin da questo momento. Ragazzi, benvenuti. È venerdì, sono le 23:30, puntualissimi in video premiere. Vi ho promesso Paolo Borsacchiello. Paolo Borsacchiello è tra noi in carne e ossa. E privilegio doppio perché quando si ha a che fare con una celebrità, ormai Paolo puoi tirartela finché vuoi, nel senso che sei Scusa, nella posizione sono tirato per poterlo fare, ma io ti ho e questo è il mio privilegio. Paolo, il motivo per cui siamo qui oggi, adesso mi sposto un attimo per guardare la tua scheda. Così fissiamo subito come tu ameresti chiamarla la cornice del nostro incontro, no? Cerchiamo di preparare il terreno per parlare con te, anche perché poi sarai nel flusso e ti lascerò parlare finché non avrai da dire. Allora, l'obiettivo di questo nostro incontro è questo: è suggerire ai nostri follower un vademecum pratico, quotidiano, sì. Sì. da poter usare tutti i giorni, indifferentemente per ripristinare e mantenere un certo equilibrio di carattere emotivo e mentale, quindi una lucidità, specialmente in questo particolare momento, che consenta di fare delle scelte ponderate e non delle scelte nutrite da rabbia, senso di frustrazione, confusione. Ecco, tutte queste cose che abbassano le difese immunitarie. Invece noi siamo qui proprio per rialzare la vibrazione e per dare a delle persone strumenti pratici, concreti, per poter gestire il loro quotidiano in modo equilibrato, sensato. E proprio per questa ragione io vengo alla fatidica domanda, ed è questa, Paolo, specialmente nel momento sfidante, delicato, importante che stiamo vivendo, questo particolare momento storico. Siamo esposti a molte più informazioni di un tempo, ok? Quasi tutte online, logicamente. E destreggiarsi, capire di chi fidarsi è sempre meno facile. Allora la mia domanda per te è: ci sono degli indizi, delle parole, delle espressioni verbali, quindi degli indizi di carattere linguistico che ci consentano di sviluppare un discernimento per distinguere l'informazione etica dalla propaganda? A Ok. prescindere dalle idee che io qui. Sì. Ecco, Io una parola, Paolo. lo scrivo su tutti i giornali con i quali collaboro. La mia rubrica, quale che sia poi, è sempre apolitica, apartitica, aconfessionale. Io mi occupo di intelligenze integrate, quindi come funzionano le variabili all'interno di ogni interazione umana, comprese quelle che noi abbiamo con noi stessi. Quindi ti dico subito che, e dico subito a chi ci sta ascoltando, che la sfera di cristallo non c'è, nel senso che capire quali sono le reali intenzioni, dov'è la verità, è veramente molto complesso. Ecco, e il mito del ti guardo e capisco se menti è più un mito televisivo rispetto a quello che veramente possiamo fare, perché soprattutto se una persona ha gli strumenti cognitivi, cioè se sa le cose, riesce a tranquillamente raccontarti qualsiasi storia, senza darti l'impressione di essere menzognero o altro. Quindi sono più incline a lavorare su noi stessi, ad avere criteri, diciamo così, di antidoto. Come antidoto, uso una metafora, ecco, molto pertinente al periodo che stiamo vivendo, proprio perché diciamo che la base del corretto discernimento deriva dal tipo di chimica che abbiamo in corpo. Quindi Ottimo. certamente ci sono degli indizi per riconoscere dove si parla di propaganda e dove si parla di informazione. Considerate che in generale, quindi è una generalizzazione che sto facendo, più l'informazione è urlata, gridata e ripetuta, e più il profumo è quello della propaganda. Quindi il tal politico che tutti i giorni insiste su questo tema e continua a ripetere la stessa frase, laddove sentite per esempio la ripetizione di frame, cioè di idee o di spiegazioni, questo già è un indice del fatto che qualcosa, qualche strategia dietro ci sia. Poi magari è propaganda nel senso migliore del termine, quindi in nessun modo io discuto del contenuto della Certo, propaganda. Diciamo che la ripetizione, per esempio, delle idee, e
possiamo, per esempio, adesso pesco Salvini, che ha un tema sempre molto chiaro, sempre molto specifico, continui a battere su quello, lì evidentemente c'è alle spalle una strategia. Il principio di base è che se tu continui a ripetere una cosa, finisce per diventare vera. Questo è già un indice. Più la comunicazione è variegata, per esempio, e più ti dà anche l'impressione che ci sia meno insistenza nel volerti fare pensare o credere a una certa cosa. Questo è, per esempio, un indice, che non significa che solo Salvini faccia propaganda, anche un qualsiasi altro politico che insista sempre sullo stesso frame, diciamo che alle spalle sicuramente ha una strategia, che, ripeto, non toglie nulla alla bontà eventualmente della sua posizione, ma che quantomeno mi dice, ok, il fatto che mi vengano ripetute tutte queste cose, cosa vuol dire? Poi magari voti lo stesso il politico di destra, di sinistra, di centro, posto che esistano queste ormai differenze sempre più risibili, secondo me, ma almeno, diciamo, scelgo liberamente. Quindi un criterio è la ripetizione dei frame. Più qualcuno ripete un frame, e più, diciamo così, il Movimento 5 Stelle, così spazio da una parte e dall'altra, ha cavalcato tantissimo questo concetto. Insistevano su un frame, il ripulire la classe dirigente, ripulire nessuna alleanza, scegli una cosa, la ripeti a oltranza, e questo già è un indice che ti permette di capire, stanno facendo propaganda con me. Questo è un indice. Poi un altro indice che si può considerare è il livello di urlo della notizia. Cioè, voi considerate che uno degli scopi delle notizie è quello di creare attenzione, di richiamare l'attenzione di un pubblico che è inevitabilmente distratto. Noi siamo sottoposti, adesso io dico, migliaia di stimoli. L'ultima ricerca che ho letto parlava di 7.000 stimoli pubblicitari al giorno. 7.000 stimoli. Solo il fatto di guardare me, per esempio, di guardare te, Jasmine, in questo momento, io con la coda dell'occhio vedo i libri, e vedo la collana, e il press, e ci sono quanti brand ci sono. Io che parlo, l'orologio, gli occhiali, siamo veicoli pubblicitari, quindi siamo iperstimolati. Passiamo la vita sui social, sui telefoni, veniamo rapiti dal mondo virtuale, per cui davvero abbiamo delle astrazioni dal qui e ora molto potenti, facciamo i viaggi in macchina senza accorgerci di quello che abbiamo fatto, ci tuffiamo nel Facebook, nell'Instagram di turno, e ne riemergiamo dopo un'ora dicendo, mamma mia, è passata un'ora a scorrere i feed. Ecco, in questo senso lo stile narrativo che adesso abbiamo è quello dell'urlare le notizie, questi titoloni che tendono a terrorizzarci, a spaventarci, sono propaganda di fatto, perché la notizia, la notazione, da un lato non attira la persona, quindi è poco commerciale, d'altro canto stimola poco la persona a fare cose, a votare, perché, qui parliamo ancora di chimica, noi ci muoviamo quando abbiamo in corpo un particolare mix chimico, quindi urlarti che sta per capitare qualche tragedia attiva il cervello rettile, il tronco encefalico, l'amigdala che produce il cortisolo, la noradrenalina, tu ti svegli, e quando hai paura, questo è un tema per me molto importante che tengo a divulgare con voi, quando hai paura sei molto più manipolabile. Certo. Ecco. Quindi, visto poi tra l'altro il legame che ho con te e quanto ti conosco, quanto siamo allineati da un punto di vista valoriale, so che questo è un tema che sicuramente trova ampio respiro in questa chat, in questa virtual room. E la paura è quella che ci fa muovere in un modo o nell'altro. Quindi io, al di là del riconoscere gli schemi propagandistici, preferisco sempre orientare la persona al tu preoccupati di stare bene. Tu preoccupati di avere gli strumenti che ti permettono di bypassare eventualmente queste comunicazioni così forti, così urlate, questi... Perché, visto che poi tra l'altro il tema è anche l'accompagnare le persone a un sano e ristoratore riposo, secondo me anche avere la chimica in corpo adeguata ti permette di reintegrare le energie che hai investito durante la giornata. Quindi, dato che non possiamo sapere se una persona che parla male, fa propaganda o semplicemente è linguisticamente ignorante, io direi linguisticamente deficiente, nel senso che... Manca di conoscenza, quindi senza l'insulto. Io non lo so se, faccio un esempio, il presidente del Consiglio Conte durante il lockdown, quando ci diceva non abbiate paura, non cadremo nel baratro, il governo non trama nell'ombra,
Io non lo so se ha parlato in quel modo per propaganda, per spaventarci, per acquisire pieni poteri o semplicemente perché è ignorante in materia linguistica. Non lo so, non posso saperlo e chiunque sostenga il contrario, cioè so che ha fatto così per, mente, perché non puoi entrare nella testa delle persone. Puoi avvicinarti a intuirne i pensieri, ma non puoi davvero conoscere nel profondo cosa... Non lo sappiamo neanche di noi stessi, quindi figurati se mi permetto di attribuire a Conte le intenzioni. Posso dirti però che quelle parole producono un effetto sul nostro cervello e che quell'effetto produce poi da parte mia la maggior facilità a essere manipolato. Perché quando ho paura voto leggi che non dovrei votare o che non voterei se stessi bene. Esatto. Facciamo l'esempio delle Torri Gemelle, per esempio. Torri Gemelle, una campagna propagandistica veramente molto forte. Qui io mi guardo assolutamente dal chi è stato, chi non è stato. Io parlo di reazioni. Guarda caso, dopo quel tipo di episodio, le leggi sulla privacy sono state sdoganate praticamente tutte, cioè le leggi anti-privacy in realtà, perché la gente ha paura, firma qualsiasi cosa. Certo. A New York, mi pare 7-8 anni fa, hanno fatto uno studio sui dati della criminalità e l'hanno presentati, vi faccio un esempio importante, in un modo e nell'altro due gruppi di persone diverse. A un gruppo li hanno presentati come incorniciati nella metafora della criminalità come belva feroce, e le persone si dichiaravano disposte a votare l'uso delle armi nelle strade. A un altro gruppo, gli stessi dati sono stati presentati come la criminalità, come un virus che affligge la città, stessi dati, stesso Excel con i dati, ma quelle persone sentivano virus e votarono centri sociali, più insegnanti. Se tu presenti i dati, e il modo in cui li presenti ti fa votare o soldati o centri sociali. Questa è propaganda, perché tu che scegli una metafora o quell'altra stai pilotando il consenso delle persone. Esatto. Io non posso però prevedere e prevenire quello che il tal politico, il tal giornalista farà. Perché se io sento uno che dice c'è una belva feroce nelle strade, il mio cervello la sente. Cioè, e purtroppo le parole, o per fortuna, dipende da come le sai usare, hanno questa caratteristica. Una volta che le senti o che le leggi, fanno effetto. Quindi se io sento un politico che dice non cadremo nel baratro, il mio cervello sente cadere baratro. L'amigdala si attiva, produco cortisolo e io vado in stress. Posso prevederla questa cosa? Posso prevenirla? No. Mi interessa sapere se è informazione o propaganda? Neanche, perché il danno purtroppo è stato fatto. Allora io che cosa posso fare, Jasmine e tutti quanti voi? Posso stare così bene, posso avere un dialogo interiore così sano, così costruttivo, posso circondarmi di persone che parlano bene, posso seguire programmi in cui si parla di cose buone, che è come questo, Esatto. posso avere una home page di Facebook pulita. Ecco, posso fare tutte queste belle cose, posso curare me stesso e volermi così bene da un punto di vista comportamentale e linguistico, per cui quella stessa parola non produce poi questo grande effetto. Io faccio sempre l'esempio della goccia di inchiostro nell'acqua. Se il mio, immaginando me stesso, acqua, perché tra l'altro è un tema che potrebbe interessarti, se io sono, immaginandomi, un recipiente di acqua cristallina, pulita e limpida, decine e decine di litri di acqua cristallina, una goccia di inchiostro, il cadere nel baratro di Conte, entra in questo recipiente di acqua cristallina e si diluisce talmente tanto che una goccia manco te ne accorgi. Ma se questo recipiente di acqua cominci ogni giorno una goccia e poi un'altra goccia, poi un'altra goccia, alla fine la capacità di diluirsi di queste gocce comincia a, come dire, Certo. esatto. Quindi noi possiamo evitare questa cosa proteggendo noi stessi. Proteggendo noi stessi, cioè diventando per esempio più consapevoli del linguaggio. Per esempio, io scelgo di parlare in un certo modo, utilizzo determinate metafore invece di altre. In questo momento, per esempio, per evitare di essere vittime della propaganda, usare metafore collegate con la natura, ad esempio, o il viaggio, è una strategia molto efficace perché la metafora naturale, cogliere i frutti, di quello che stiamo facendo, quindi cogliere i frutti, cogliere l'opportunità, seminare buoni concetti. Io che vi sto vicino, per esempio, passo passo in questo percorso di crescita, quindi viaggio, natura, strada, percorso, sono tutte immagini che producono rilassamento, per cui la persona che mi ascolta si rilassa perché il suo cervello evoca queste immagini, produce buone sostanze, ormoni, neurotrasmettitori,
ed ecco che la persona sta bene. Per cui se anche poi trovi il politico di turno che vuole fare la sua propaganda, che vuole spaventarti o per il Covid o per l'immigrato o per il politico corrotto, perché chiunque di quelli che ci parlano vuole in qualche modo spaventarci, ok? Le metafore di Renzi sulla rottamazione volevano spaventarci sui vecchi politici. C'è sempre qualcuno che vuole farci paura. Ma se noi stiamo bene, se io scorro la pagina di Facebook invece di trovare lamentele o link poco piacevoli, trovo persone che condividono buone cose, buone idee, buone parole, leggo buoni libri, parlo con buone persone, buono intendo in senso molto ampio, capisci anche che la parola storta del politico, la propaganda o i mezzucci che a volte usano, cioè lascia il tempo che trova. Tu prima hai parlato di capacità di discernimento, la capacità di discernimento deriva dal tipo di chimica che ha in corpo, quindi nutrirsi bene dal punto di vista alimentare, vestirsi bene nel senso di confortevole rispetto al momento che stiamo vivendo e soprattutto nutrirsi di buone parole e di buone idee, penso che sia la miglior risposta quando si parla di eventualmente propaganda, perché la propaganda fa presa sulle persone che hanno paura. Ecco, e questa è una cosa molto che mi sta molto a cuore, come hai sottolineato tu giustamente, Paolo. Questo appuntamento è nato proprio per alzare le difese immunitarie, portando le persone a essere consapevoli del fatto che il linguaggio che usiamo, cambiando di conseguenza anche la qualità dei pensieri, cambia tutto, cambia il mix ormonale, cambiano le tue scelte, cambiano le tue opinioni e cambia anche la visione che hai del mondo. E a questo proposito voglio dirti che io, lo dico pubblicamente, credo di averlo già detto sui social, abbraccio al 100% l'assunto che ciascuno di noi ha la propria visione del mondo e ciascuno di noi ha la propria mappa, nello stesso tempo ciascuno di noi ha il proprio territorio. Cioè questa equivalenza mappa uguale territorio, io la condivido appieno. Perché Paolo, specialmente in questo periodo, a me è capitato per esempio di incontrare persone che in un tempo normale, sorridenti, aperte, gioviali, equilibrate, spaventate invece da questo genere di propaganda, in un senso o nell'altro, perché qui non stiamo parlando di politica né di nulla, cambiano completamente atteggiamento. Per fare un riassunto di quello che si è detto, tu ancora una volta, anche Luciana lo fa e anche tu lo fai, e apprezzo molto questo atteggiamento, parti dalla cura del mondo interiore alla fine, cioè dalla cura della persona per costruirsi una realtà migliore, quindi percepire anche in modo diverso l'inevitabile propaganda da una parte o dall'altra, perché sì. La polarizzazione alla fine, io alzo le braccia, Paolo, se c'è una cosa che mi perplime, ma ci sto facendo un po' l'abitudine, è che non è facile far capire alle persone quanto sia importante sviluppare un'autonomia di pensiero, una lucidità di pensiero che ti porta al di sopra delle opinioni, al di sopra delle fazioni, al di sopra degli schieramenti, al di sopra delle squadre di calcio. Basta con questa polarizzazione. Quindi, se questo star bene porta le persone anche a rivalutare l'importanza dei valori, per esempio, quelli che sono importanti e che ci accomunano, perché alla fine chi non vuole nutrirsi bene? Chi non vuole avere rapporti, relazioni di qualità? Cioè, credo che tutti noi abbiamo le stesse esigenze se vogliamo vivere una vita che abbia un senso. Ce le abbiamo e è proprio questo il punto, nel senso che ognuno poi, quando sente minacciate queste esigenze, da appunto, chiamiamola, da propaganda, eccetera, tende poi a reagire in maniera molto, molto polarizzata. Io recentemente ho letto un libro che consiglio a chi vuole farsi una lettura un po' impegnativa, ma molto gratificante mentalmente, che è La verità è l'invenzione di un bugiardo, di un filosofo tedesco, mi pare, il cui nome impronunciabile, l'ho cercato su Amazon o sul Giardino dei Libri o dove vi pare. La verità è l'invenzione di un bugiardo, dove appunto sostiene che il concetto stesso di verità polarizza, perché nella misura in cui qualcuno ha la verità, automaticamente gli altri non ce l'hanno, e questo è alla base di. Quindi c'è questo ragionamento del super partes che io mi sento tranquillamente di condividere, proprio perché io mi sono addirittura spostato da certi campi in cui una volta lavoravo, proprio per evitare di essere coinvolto in queste polarizzazioni, il giusto, lo sbagliato. Io anche quando scrivo un articolo, un post, preciso sempre, poi c'è sempre chi vuol fare polemica giusto per esprimere il proprio ego, il proprio disagio sulle mie pagine, ma quello che faccio io di solito è, vi parlo di parole,
vi posso dire che la parola produce questo tipo di risultato. Volete stare bene? Tu parlavi di difesa immunitaria. Io sono un grande fan di un neurofisiologo che si chiama Fabrizio Benedetti, per esempio, medico, neurofisiologo, il quale ha verificato, tra gli altri, perché le ricerche qui sono tantissime davvero, come la parola possa produrre un abbassamento, un innalzamento delle difese immunitarie. Come la paura che molto spesso viviamo anche solo per riflesso, perché io sono così attento a chi seguo sui social, a che giornali leggo e a quali non leggo, a che programmi guardo e quali non guardo, perché so che comunque a furia di sentire le cose ne risulterei in qualche modo permeato. Voglio evitare questa cosa, voglio evitarla, quindi so che le parole buone producono un innalzamento delle difese immunitarie. Parlare di mele, di pere, di strada, di percorso, di natura, di alberi, di mettere a frutto, di viaggio, di strada da prendere, sono parole, metafore, frames, come volete chiamarli, che innalzano le difese perché lavorano sul sistema immunitario, produce endorfine, stai meglio, sorridi, dormi meglio. È una scelta. Quindi è una scelta deliberata di coscienza parlare in un certo modo e soprattutto circondarsi di persone che parlano in un certo modo, perché il gruppo dei pari qui è veramente importante. Se tu hai una predisposizione, un'attitudine, una capacità, un vocabolario, un linguaggio bello, pulito, e poi però sei circondato, continui a leggere o incedere in certi ambienti, insomma, è più complesso per il cervello poi riuscire a stare davvero bene. Quindi un suggerimento che mi permetto a quest'ora di darvi è: ragionate molto sulle parole che scegliete, ragionate molto su come parlano le persone che scegliete, perché nessuna persona è di fatto necessariamente la persona con la quale dovete accompagnarvi. Potete scegliere, anche se questa frase è un po' forte per qualcuno, magari non così subito digeribile, però la verità è che una scelta ce l'avete sempre, ce l'abbiamo, anche se a volte è più comodo dire no, non c'è. E qui scelgo le parole, scelgo persone che parlano bene. Sono snob su questo. Sai una cosa? Parlo con il miglior linguista per me esistente sul pianeta Terra, tu lo sai, quindi sono di parte. Ma se dovessi riassumere tutto quello che hai detto fino a questo momento, lo riassumerei in una parola che per me è una delle parole più belle del dizionario, che è libertà. Cioè, Ok, sì. il tuo intervento questa notte a parlare di queste cose a me ha suggerito questa immagine proprio di volo, di libertà, perché quando si parla di libertà di scelta, libertà di stare bene, cioè implica proprio un senso di responsabilità della persona che spegne la TV, magari per un giorno, si gode il silenzio, fa il punto della situazione magari. Cerca di capire se il suo entourage è fatto di persone che aiutano, stimolano al miglioramento, all'evoluzione, anziché il contrario. Quindi sono tutte scelte libere. Esatto. Beh, il mio motto, sai Piace che lo tantissimo. sai, che lo ripeto, è il mio hashtag anche su Instagram. Io ho sempre questo hashtag che è la conoscenza rende liberi. Liberi, La esatto. questione è che se io ho un unico modo, per esempio, per definire il contesto, momento grave, il mio cervello sente grave e questa parola abbassa le difese immunitarie. Lo dice la parola stessa, grave, pesante. Qui, se volete, leggetevi Lakoff, che ha tutta questa lavoro bellissimo sulle metafore incarnate e grave. Che libertà ho di stare bene? Se io invece so che posso definire questo momento, attenzione, dicendo sempre la verità, perché il concetto è che purtroppo anche il mondo della formazione è molto dedicato al raccontarsela, ma il raccontarsela. Non so, vai da qualcuno e gli dici: guarda, ho avuto un grave problema, sono fallito, e uno ti dice: no, in realtà è un'opportunità incredibile. Questa cosa, anche se è vero, perché io sono convinto del fatto che un'esperienza di vita ci porti poi alle altre opportunità, non è la cosa migliore da sentirsi dire quando ti capita. Quindi non è la verità che io in quel momento ho. Io una verità diversa, tu mi dici: no, guarda, è una cosa bellissima, è un'opportunità fantastica. Diciamo che questa cosa stride un po' col modo in cui il cervello funziona. Se invece io, invece di dirti momento grave, ti dico è un momento molto delicato, l'accetti questa cosa, è comunque pertinente. Non sto cambiando il discorso e ti dico una cosa che per te è assolutamente reale. Se ti dico: cara Jasmine, stiamo vivendo un momento davvero delicato,
tu sei d'accordo con me, tanto quanto che se ti dico momento grave. Solo che grave appesantisce, abbassa le difese. Delicato, immagina che cosa può richiamare alla mente, minimo sono piume, carezze, pelle di bambino, cose leggerissime che ti fanno stare molto meglio. Ho detto comunque la verità e qui c'è la libertà. Ma se io non so che posso usare due parole diverse per descrivere la stessa cosa, non sono libero. Certo. Cioè, reagisco di fronte agli stimoli. Se io sento, adesso recito Conte così finisco l'esempio, che mi dice baratro, 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 e io non sono libero se non ho gli strumenti per poter anche riscrivere la storia che gli altri mi raccontano. Perché questo è affascinante, molto affascinante, Paolo. Stasera a vedere il telegiornale con la famiglia e Conte che dice non cadremo nel baratro. Tu spegni il televisore, guardi i tuoi figli, tua moglie, tuo marito, quello che è, e dici, signori, cosa ha detto il Presidente? Stiamo vivendo un momento molto delicato e che abbiamo l'opportunità comunque di andare avanti e che possiamo farcela. Gliela riscrivi. Mm-hmm. Impedisci che quella parola sedimenti. Io riscrivo, durante il Covid, io sono notoriamente poco presente, nel senso che faccio pochi corsi, parlo con poche persone, sono abbastanza, la mia vita privata è molto privata, sui social anche pubblico le cose che devo pubblicare, però non vedrai cosa mangio, dove sono in vacanza, sono fatti miei. Durante il Covid io ho fatto tutti i giorni su Instagram dirette, dirette, dirette. Perché? Perché man mano che ascoltavo le notizie, poi le riscrivevo per le persone che mi seguono. Visto che mi seguono in tanti, perché fra lettori di libri e corsi, eccetera, sono tanti, io tutte le sere facevo diretta. Così prendevo le notizie del giorno e riscrivevo la storia, dicendo sempre la verità. E sai quante persone mi hanno scritto dicendo grazie a te, grazie, mi hai salvato la vita durante questo periodo, mi hai aiutato, eccetera. Questo è il nostro potere. Meraviglioso, Paolo. È meraviglioso. Sai che abbiamo concluso il tempo? Senti una cosa, c'è una cosa che non hai ancora detto, magari in un'altra intervista, di cui ti piacerebbe parlare, ma proprio un flash su un progetto su cui stai lavorando, per esempio, o una frase a conclusione del nostro incontro? Già che lo chiedi. Certo che te lo chiedo. Allora, perché c'è una cosa su questo, un progetto audace. Vai. Che è togliere il nome a tutte le emozioni. Wow. Rinominarle completamente. Rinominarle o attribuire loro delle caratteristiche, Paolo, tipo dei colori o dei sapori? Ridurle alla chimica. Oh, wow. Se tu hai in corpo cortisolo, adrenalina e testosterone, tu puoi definirla rabbia oppure grinta. Ok. Ah, wow. Se io ti tolgo il nome, se io ti dico, sai, anche quelli che ti dicono, ma usa la rabbia perché la rabbia può essere costruttiva. Però quando io dico rabbia, il tuo cervello torna a tutto quello che la rabbia significa. Fantastico. Tu in questo momento, da quello che vedo, hai in corpo il composto A. E cioè? Cioè che è ormone XYZ. Ah, e non si puoi dirlo. Ah, sto ipotizzando perché ti vedo sullo schermo, quindi sarebbe un po' audace. Però di sicuro, da come sorridi, serotonina ce l'hai, testosterone sicuramente ce l'hai, sennò non potresti intervistarmi, endorfine ce l'hai perché ce l'hai un po'. Togliere le etichette, smettere di chiamarle così da essere più liberi di decidere, perché la domanda è non tanto come stai, ma è ti serve adesso? Oh, e se ti serve, allora ti dico tienitelo. Se non ti serve, ti dico guarda, qui serve un goccio di questo, un goccio di quest'altro. Ti insegno a giocare un po' con la chimica, che è un passato ulteriore rispetto all'etichetta tipicamente che noi attribuiamo alle emozioni. Sto lavorando su questo, facendo delle ricerche su questo, col centro ricerca, e quindi next time ci sarà anche una rinominazione su questa cosa, perché penso che sia molto utile. Ah, sai Paolo, cosa mi viene in mente? Sarà che sono donna e quindi molto proiettata sul discorso fashion, queste cose qui, poi mi piacciono le cose brillanti, sai, un guardaroba dove andare ad indossare la singola emozione. E magari, non lo so, io te la butto lì così, magari con Chiara, chissà cosa nasce. Bellissimo. Vabbè, sai che c'è? Io rimango in attesa e la porta per tornare a parlarcene rimane aperta per te. Tu lo sai che qui questa mi casa è stu casa. E così sia. E così sia. E grazie per essere stato con noi. È stato un super piacere averti, Paolo. Grazie a me.
ecco. E buonanotte ai nostri eroi, a questo punto, che sarà. Parole d'oro, invece di sogni d'oro, parole d'oro. Parole d'oro, vai così. Ciao, ciao Paolo, è stato bello averti. Ciao, 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 grazie.